Fin dalle sue origini, la poesia è sempre stata legata all'immagine di intellettuali colti e sensibili, in grado di trasmettere ai contemporanei elementi di riflessione verso determinati valori morali. Con l'avvento della società industriale e il trionfo del mercato, la poesia, come l'arte, diventa un prodotto come tanti, riproducibile e a basso costo. Il poeta perde allora il suo ruolo privilegiato rispetto all'uomo comune, sia perché il frutto del suo lavoro è ridotto a merce, sia perché i cittadini della nuova società di massa non hanno più tempo per ascoltarlo. L'unico modo per restare al passo con i tempi è comporre un tipo di poesia che sia attuale nei contenuti. Ma nonostante il tentativo di affermare il proprio ruolo in questo contesto deprivante, i letterati diventano figure sempre più marginali ed escluse dal dibattito culturale. Correnti stilistiche come il decadentismo e il simbolismo reagiscono al declassamento del poeta, accentuando il suo snobismo nei confronti della folla. D'ora in poi l'artista sarà infatti un eccentrico che vive al di sopra della società e assume atteggiamenti anticonvenzionali.